Ho qualche lavoretto più redditizio se ti va di sporcarti le mani. Un po' di quattrini in più non guastano. E se Rydell non vede, cuore non duole, giusto? Già, perché l'ultima volta hai filato tutto liscio, vero? Il garage, quello che è stato ripulito. E io che sto cercando di riprendere la mia auto, ti sono familiare? Oh, e non dimenticare la mia parte. Non costringermi a spezzarti i pollici. Scherzo, il sangue mi fa senso. Beh, mi sa che ordinerò un ramen. C'è l'ultima puntata di quel nuovo reality con la gente nuda che canta su un palco per avere dei vestiti. Magari qualcuno riuscirà finalmente ad avere dei calzini. Ci vediamo. Sorpasso! Cederò la rivincita. Hai qualche altro asso nella manica? Stiamo subendo troppi danni.
Tutte unità, attenzione. L'auto è arrivata a Westbrook. Si è seminato. L'auto sospetta è scomparsa nel nulla a Rosehill Drive. Troverò quell'imbecille. È troppo veloce, inseguimento terminato. Ehi, matricola. Com'è andata là fuori? Non male. La buona notizia è che Tess sembra averci preso gusto. Buono a sapersi. Ascolta, lo sai che Jasmine farà di tutto per vincere, vero? Sì, lo immaginavo. Quindi assicurati che l'auto sia al meglio. Il tuo motto deve essere lustrare e lucrare. Lustrare e lucrare. Esatto. Lustri l'auto e ti intaschi i soldi. Ah, sì, era chiaro. Solo che non l'avevo mai sentito. Carino, eh? Potrei stamparlo su qualche maglietta. Comunque, ci vediamo al garage. Se lo dici tu, Rydell. Il soggetto è svanito nel nulla a Rosehill Drive. Passate la guardia! Non riusciremo mai a raggiungere quell'auto. Non c'è più niente da fare. State ascoltando Late Lake di Vin Ford su KRS FM, la stazione numero 1 di Lakeshore. Questi erano i K-Bab con il loro singolo Crocchette Eclettiche. Ora è con me il candidato sindaco Holden Parker III. Benvenuto! Grazie, Sam. No, grazie. Sono astemio. Ok, allora cominciamo con la notizia secondo cui la sindaca Stevenson avrebbe assegnato appalti comunali ad amici e parenti. Davvero? Beh, qualcuno dovrebbe denunciare pubblicamente questa situazione. Già. Qualcuno candidato contro di lei alle prossime elezioni, per esempio? Esatto! Dovresti invitarlo qui da te, Simon. Vin. No, davvero, sei molto gentile, ma preferisco evitare gli alcolici. Ci sono telefonate? Centrale, credo di aver avvistato l'auto sospetta. Sì, confermo.